nullo, che non ci è rimediato niente. Siamo stati qui tutta la mattina, è andata bene che ha smesso di piovere, se no si fa una ciubata d'acqua. E nullo. Perché qui non si riesce a smuovere, perché hanno i piedi troppo puntati per terra sta gente. E noi siamo più puntati di loro. Alla fine, se piglia qualche decisione un pochino più valorta, ne fa qualche protesta, ma non tocchiamo armi, ma la protesta molto, ma molto più grossa. Ci aspettavamo proprio questo, sapeva già che sarebbe conclusa così con una riserva, quindi si sono presi il tempo necessario per poter valutare al meglio. Sembra che la direzione sia quella appunto dell'insolvenza, poi staremo a vedere, però insomma era importante che la nostra presenza si facesse sentire, è quello che abbiamo fatto. Quello che mi interessava sapere a me è che se questi crediti deteriorati che hanno portato al 17% era davvero svalutabile in questa sostanza, perché 6 giorni prima hanno venduto al 40% questi crediti deteriorati. Con il 40% Banca Etruria è in attivo. Io questo voglio sapere. Voglio sapere questo, perché hanno voluto farla fallire. È questo che mi deve dire il Tribunale, che si devono giustificare di questi soldi, ma la Banca d'Italia, la Consob, il governo, sono questi colpevoli, sono loro con le loro leggi che fanno queste cose. Siamo qui per rivendicare la giustizia, vogliamo giustizia noi, vogliamo essere tutelati dal governo, non bistrattati come ci trattano. È l'ora di farla finita, siamo delle vittime noi, siamo delle persone che sono state violentate da questo governo. Ve dovete vergognare, governo, vi dovete vergognare, Renzi e compagni. Per noi è importante, anche qualora verrà decisa, diciamo, no, questa procedura di insolvenza, è importante che emerga, diciamo, dalla stessa sentenza che i responsabili non sono solo gli amministratori, ma anche, diciamo, chi ha dichiarato la liquidazione coatta amministrativa della banca, vabbè, quando la banca aveva ancora un patrimonio positivo per 22,5 milioni di euro. Per me assolutamente il decreto del 22 novembre è incostituzionale. C'è stato proprio un articolo di un professore universitario che, richiamando l'incostituzionalità della direttiva europea del bail-in fatto dalla Corte Costituzionale austriaca, il decreto anche in Italia dovrà essere dichiarato incostituzionale. Mi dispiace su questo. Cosa vi aspettate adesso? Noi ci aspettiamo questo, che in effetti il nostro obiettivo finale è che realmente i risparmiatori vengano rimborsati totalmente, perché noi non accetteremo mai questo riparto con modalità strane, eccetera, eccetera. Qui i risparmiatori devono essere tutti rimborsati.